anno 2018. Il viaggio nel tempo è una realtà. Grazie a questa rivoluzionaria scoperta, l'uomo ha ora una porta di accesso su ciò che è stato. Una porta che gli permetterà di cambiare gli eventi del passato. Un'opportunità irrinunciabile per rimuovere le pagine più tragiche della nostra storia. Un nuovo passato per un nuovo futuro. Oggi è il 25 giugno 1889. Noi siamo stati mandati indietro a risalire il fiume del tempo. Come salmoni! A risalire il fiume del tempo per la più importante delle missioni. Cancellare dalla faccia della Terra l'individuo più turpe che abbia mai calcato questo pianeta, prima che egli possa nuocere a chi che sia. Eliminare il mostro. Il demone. Il dittatore. Eliminare Adolf Hitler. Dorme. È un bebè, che vuoi che faccia? Niente chiacchiere. Nessuna esitazione. Dobbiamo farlo subito. Giusto. Fallo tu. Io? Perché io? A forza, niente chiacchiere. Nessuna esitazione. Andiamo. Ci hanno addestrato per questo. Ci avevano detto che sarebbe stato difficile, ma dobbiamo farcela. Sì, fallo per i testimoni di Geova. I testimoni di Geova? Che c'entrano? Hitler ha ucciso anche un sacco di testimoni di Geova. Sì, ma non è che quando uno pensa a Hitler pensa ai testimoni di Geova. Ti sbaglia, sbaglia! Ma per stare zitti! Ho bisogno di concentrazione. Giusto. Dai, fallo fuori. Non ci riesco. Beh, è solo un bambino. No, e invece devi uscirci, devi essere tu a farlo. Devi ucciderlo tu. Ma perché io? Non capisco. Perché ucciderlo quando è solo un bebè? Ah, ordini dall'alto. Bisogna ucciderlo nel momento di massima vulnerabilità. Sì, ma in fondo non ha ancora fatto nulla. È proprio questo il punto. Non potevano mandarci indietro quando aveva già fatto qualcosa, quando aveva già scuole di guardie armate pronte a dare la vita per lui. No, no, ha ragione. Devo farcela. Sì. Pensa a tutti i crimini di cui si macchierà questo piccolo seme del male. Pensa alle guerre, ai bombardamenti. All'olocausto. Sì, alle torture, alla repressione. Aspettate! Guardate! Sta sorridendo. Oh. Il cucino ci è carinato. Scusate, scusate! Lo spavento, lo spavento! No, 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 non è successo niente. Scusate, noi non siamo qui per fare da babysitter a Hitler, siamo qui per uccidere Hitler. Allora uccidilo. Beh, potresti anche farlo tu. In fondo anche tu fai parte della missione. Non ci penso nemmeno. E allora non dirmi cosa devo fare. E poi... si sa che tutti gli attentati contro Hitler finiscono male. Ah, da più international. Beh, un'alternativa ci sarebbe. Oh, no, 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 no. Hitler no, non esiste al mondo! Questo o l'infanticidio. Non abbiamo molta scelta, mi pare. Tu, lui, lui. Sì! Noi! Non esiste, non esiste. Dobbiamo farlo. Per l'umanità. No, no e no! Dobbiamo portarlo con noi. Ma certo, come no, portarlo con noi! Non alzare la voce! E invece l'alzo la voce, perché cari miei, questo discorso non l'accetto! Ma perché no? Perché? Te lo dico io perché. Perché abbiamo fatto lo stesso con Stalin e con Benito! Come la mettiamo? In effetti è una brutta situazione. Beh, sì, direi. E se stiamo in questo casino è per colpa tua, tua e dei tuoi maledettissimi moralismi! Il fatto è che quando ho visto questi disegni così puri e innocenti... Cioè, innocenti! Andiamo! Tu hai provato lo stesso. E poi, in fondo, sono soltanto bambini. Così carini, poi. Già! E chi se lo immaginava che stanno? Avrebbe avuto due guanciotte così rosse! Che c'è? Per quanto siano carini, noi restiamo sempre in un casino mai visto. Hitler era l'ultimo obiettivo, tra poco la missione finisce. E noi torneremo nel presente con loro.
Nel presente? Sì! Sì! Con loro? Sì! Con questi tre angioletti? Non è tragica come può sembrare. Oh no, e che sarà mai portare ai giorni nostri Hitler, Stalin e Mussolini? Ascolta. Lo scopo della missione era quello di togliere dalla circolazione le tre persone che avrebbero causato la seconda guerra mondiale. Se invece di ucciderli li portiamo nel presente con noi, li rimuoviamo comunque dal flusso degli eventi. Torneremo in un mondo che non li ha mai conosciuti e quindi la missione potrà dirsi compiuta. E questo mi riempie di felicità. Ah, sì! Ma resta comunque il fatto che torneremo a casa con tre piccoli dittatori sul groppone! Ed è qui, amico mio, che dovremo compiere il nostro dovere. Per il bene dell'umanità intera. Dovremmo allevarli. Dovremmo allevarli noi. Noi. Crescere queste dolci creature. Andiamo. Non ci sono alternative. Diventeresti un eroe. Torno a casa con un baby Mussolini. Sì, ti ha scelto Mussolini lui. Che vuol dire? Niente, niente. No, spiegati. Dai, che ci siamo capiti. No, io non ho capito. Il sospetto ce l'ho sempre avuto, ma diciamo che questo fuga ogni dubbio. Ma che stai dicendo? La situazione è questa. La situazione è questa. Torneremo nel presente e cresceremo questi bambini come se fossero nostri, così facendo. Così facendo non faremo altro che rimandare una guerra mondiale di 100 anni. È qui che ti sbagli. Certo, loro lo sono, Hitler, Mussolini e Stalin, ma in un certo senso non lo sono ancora. Capisci? Cioè? Portandoli con noi nel presente, gli daremo una vita completamente diversa. Con noi diventeranno delle persone pacifiche e rispettabili. Potrebbe anche essere vero, ma se fossero malvagi a livello genetico, se diventassero dittatori sanguinari in qualsiasi caso. Sciocchezze. Nessuno nasce malvagio, dipende da come vieni cresciuto. Non esiste mica un gene per, che so, per l'antisemitismo. Hitler, per esempio. Hitler diventa antisemita perché entra in contatto con persone antisemite. Questo significa che ha comunque una predisposizione all'odio. Però, sai cosa potresti fare? Visto che sappiamo già che Hitler svilupperà certe tendenze, potresti indirizzarle. In che senso? Beh, in quanto suo padre avrai sicuramente una certa influenza sul ragazzo, ti basterà dargli un bersaglio, scegliere un popolo da odiare. Non potrai mai fare una cosa simile. E poi io non odio nessuno. Andiamo, qualcuno c'è sempre. Non sono razzista. Ma il ragazzo conoscerà sicuramente altre persone razziste e chissà dove andrà a cadere il suo odio. Tanto vale essere pratici e scegliere qualcuno che stia antipatico. Ma se non sarai tu, sarà qualcun altro. E che non riesco a pensare a nessuno. Forse quella volta che sono stato in vacanza a Parigi, sì. E la gente non si fermava mai quando chiedevo informazioni per strada. I francesi! Ottima scelta. Ma come sarebbe? E non ti preoccupare che si sanno difendere. Non c'è bisogno di pensare a cose simili. Perché noi gli daremo un futuro. Un futuro glorioso. Glorioso. Ah, se questo che il destino è in serbo per noi. Destino! Hitler, Stalin, Mussolini, grazie a noi, diventeranno persone per bene. Salveremo il mondo! Sì, c'è del bene nel tuo discorso. Ah, salvare il mondo. Il mondo ha bisogno di essere salvato. Stalin, l'imperatore del comunismo, qui tra le mie braccia. È il destino che ha voluto questo. Tutto quel tempo ad aspettare un maledetto leader di sinistra degno di essere votato.
tutte quelle sconfitte, quelle umiliazioni. Ma adesso ho te, bambino mio. La pagheranno. Pagheranno ogni cosa. Grazie a te, figlio mio, il sangue dei nostri oppositori bagnerà i tuoi manifesti elettorali. Le loro urla segneranno la tua inarrestabile ascesa al potere. Così decenni di oltraggi e di ingiurie saranno infine riscattati in una truculenta carneficina dalla quale emergerà il nostro trionfo. Levagli subito Stalin di mano! Non sei mai cosa prendo io? No! Tu dammi Stalin, che io ti do Hitler! Voglio quel piccolo mostro! Guarda che ti sta facendo un favore! Cosa vorresti dire? E tra i due Stalin è sicuramente il peggiore! Tu sei fuori di testa! Guarda che lui ne ha ammazzati molti di più di Hitler! Ma non è stata colpa sua, è stata colpa di Marx! E io invece ho tutte quelle strane idee in testa! Ma sì! Sì, è stata colpa di Marx. Ti ho detto daglielo. No, il mio bambino. Daglielo. E va bene. Degno padre di cotanto figlio. Ma ricordati una cosa però. A lui stanno antipatici i francesi, a me stai antipatico tu. Tra una ventina d'anni un bello olocausto focalizzato. Non dimentichiamo che abbiamo il vantaggio di conoscere in anticipo i loro gusti e le loro attitudini. Hitler, per esempio, provò a iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Vienna, ma fu respinto. C'è persino chi sostiene che se fosse stato ammesso non si sarebbe buttato in politica e la Seconda Guerra Mondiale non avrebbe avuto luogo. Ma è perfetto, allora è fatta! Cioè? Le accademie dei giorni nostri prendono tutti! È vero! Diventerai un artista, piccolo mio! Il mio invece faceva il giornalista, lo iscriverò a Scienze delle Comunicazioni. Ah, un duce disoccupato! Però c'è sempre il pericolo che siano bambini difficili. Se dovessero creare problemi con i compagni di scuola? Al massimo li stermineranno. Potremmo sempre trovar loro una valvola di sfogo. Che so, la musica, ad esempio. Sì, potrebbero mettersi un gruppo. Come no, il genocidio. Ah, che una bella idea. Ma in realtà non penso che mio figlio debba frequentare il tuo. Come sarebbe? Conosci la storia. Avrebbe una cattiva influenza. Oh, sì, certo. In effetti non è mica colpa sua se è così carismatico da comandare a barchetta quel fessacchiotto che tiene in grembo. Venite da questa! Venite da quella! Oh, certo, Adolfo! Aiutami, Adolfo! Non ti permettere di parlare così di grembo. Ragazzi! Ragazzi! State dando il cattivo esempio. Ehi, cosa? E se li dessimo in adozione? Assolutamente no. Soltanto noi sappiamo chi sono in realtà e soltanto noi sapremo gestirli. Il futuro che ci aspetta sarà totalmente diverso da quello che conosciamo. Non ci sarà stata Seconda Guerra Mondiale, non ci sarà stato fascismo o nazismo. Non ci sarà stata la guerra fredda, la bomba atomica. Un momento. Ma se solo noi tre avremo memoria della missione, chi ci pagherà? Bastardi infami! Ci hanno fregati! Aspettate un attimo. I miei nonni erano fascisti. Se non esiste più il fascismo, cosa saranno i miei nonni? Due stronzi. Adesso basta, mi chiamate! Imbecille! Andiamo! Da te non me lo sarei mai aspettato! Che cosa? Chiedagli qualcosa! Ci è mancato poco.
Insomma, cresceremo noi questi tre bambini facendo in modo che non sviluppino tendenze pericolose. E hai qualche idea su come fare? Basterà fare ciò che riesce meglio ai genitori. Togliergli ogni possibilità di seguire i loro sogni. Vero, non fa una piega. Sai che l'estate si riuscirà a trasformare il dittatore più sanguinario di tutti i tempi in un omuncolo triste e inoffensivo. Sì, e immagina Hitler che prima di prendere parola dice si passi a fermento come di panna! Scoffato strano in the bomb! Invece di Mein Kampf scriverà un blog. Cavo di Amir, oggi mi sento apatica. Perché non usate i vostri figli per fare questi esempi? Ah no? Il mio lo tirerò su come un vero uomo. Ma non dargli modelli violenti. Non dirmi come crescere mio figlio. E invece lo faccio. Non ci dovrà essere violenza nelle loro vite. D'accordo, d'accordo. Guarda che la questione è seria. Facciamo un patto. Che patto? Che ci impegneremo a rendere le persone per bene che non faranno mai male ad una mosca. Io mi impegnerò affinché impari che la violenza non è mai la risposta e che la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Io farò in modo che non abbia nessun pregiudizio. Gli insegnerò che la bellezza sta nelle differenze e gli darò tutto l'amore di cui ha bisogno un bambino. Io lo farò diventare un fan degli ABBA. Sei il comando. Fra 30 secondi si torna a casa. Presto, in posizione. In che anno e chi è il bersaglio? Oh, fa che sia Mao. Mao. Ora prendiamoci all'opera. Ragazzi,